Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come settare al meglio per la nostra piattaforma Kick Beta per fare le live. Ovviamente c'è chi ha bisogno di mettere la chat nella live, gli eventi, il seguaci, il ride, tante belle cose, anche l'obiettivo follower come questo qua. Come puoi vedere in basso a destra c'è l'ultimo follower, ho fatto un test e poi c'è il followers, l'obiettivo. Mi sono iscritto proprio oggi a questa piattaforma. Vi consiglio veramente di iscrivervi al mio canale Kick Beta. Se volete possiamo anche aiutarci a vicenda perché voglio iniziare una nuova avventura su questa piattaforma. Quindi ragazzi, quindi in questo nuovo video vi spiego come impostare proprio al meglio queste nuove funzionalità su questa piattaforma per streamare. Quindi, se voi state usando OBS Studio oppure Streamlabs, è la stessa cosa, tanto a noi ci interessano i link, quindi attraverso i link potranno uscire queste nuove funzionalità. Quindi se io adesso scrivo nella chat, ho anche messo la chat su OBS, quindi metto e scrivo ciao, come puoi vedere esce il ciao qua sotto, ok? Quindi iniziamo prima ad andare nella nostra, ok, questo qua, Kick Beta. E poi il programma che ho usato per fare tutte queste cose qua si chiama Botrix Beta. Ed è veramente un'ottima piattaforma per fare tutte queste cose. I widget, avvisi, profilo, proprio tutto puoi fare qua sopra. Quindi iniziamo prima ad andare nella nostra piattaforma Kick Beta. Un casino, certe volte mi dimentico sempre il nome di questa piattaforma, dashboard del creator, questa qua. Andiamo un attimo sulle impostazioni, chiave di streaming, urlo del flusso, c'è questo urlo del flusso, questo qua, e poi c'è la chiave di streaming. Ok, quindi fate copia su questo urlo, andiamo su OBS Studio, vai su impostazioni, dirette. Servizio personalizzato, quindi se stai streamando su Twitch metti personalizzato, server e metti il codice delle dirette e fai applica, ok, capito? Quindi, ed eccolo qua. E sei pronto a streamare. Ora, per queste nuove funzionalità da mettere nella live, basta andare su questa piattaforma, Botrix, e qui come puoi vedere, all the widget. Questo è per l'iscrizione, la mance, seguaci, ride. Ok, tutte queste cose qua. Se io faccio copia e nella mia live metto, faccio più, browser, mi raccomando, per fare queste cose devi mettere sempre browser. Scrivi quello che devi mettere. Quindi io metto seguace. Seguaci, mancia, iscrizione. Tanto se metti tutto in una sola fonte è più comodo perché poi esce sempre nello stesso dove l'hai posizionato, quindi faccio ok, faccio così, incollo. Se io lo metto qua, qui dentro uscirà il seguace, il write, l'iscrizione, tutte queste cose qua usciranno, veramente un sacco di cose. Lo cancello perché non mi serve, quindi se io metto, perché già lo tengo messo, quindi sub, e faccio, che ne so, seguaci. Eccolo qua, la prova, un test, questo qua. Faccio, che ne so, mancia. Non male. Per inserire questa chat su OBS Studio bisogna direttamente andare su pannelli, pannelli e browser personalizzati
e scrivere kickchat sopra, kick.com/ il vostro nome utente, quindi il vostro nome utente, non mio, slash chatroom. Fate applica e si aprirà così una scheda. Ecco, la scheda la potete mettere da qualsiasi parte, cioè proprio qua sotto, qua, destra, sinistra, in alto. Basta che è uscita la schedina della chat. Ok? E fate applica. Quindi in questo caso tu puoi anche modificare la durata dell'allerta, l'animazione, l'immagine, il colore del testo e puoi fare qualsiasi cosa. La fornitura invece dell'immagine, per questo farò un'altra guida su come aggiungere una propria immagine personalizzata o altro, se invece hai qualcos'altro in mente, tipo immagine, suono. Ci sono, mi sembra, dei siti, se tu scrivi giphy.gif, dovresti trovare un sacco di GIF di queste qui e le carichi qua sopra. Ok? Poi farò una guida su questo. Quindi abbiamo collegato la streaming. C'è il contatore di spettatori, quindi puoi vedere quanti spettatori ci sono nella live. Quindi se adesso faccio un attimo copia e su OBS Studio metto più, cioè, ho sbagliato, spect. Ok, e faccio incolla ed eccolo qua. Come puoi vedere in alto a destra c'è il numero di spettatori che ci sono in live, ok? Grazie a questo contatore di spettatori. Quindi a me sinceramente non mi è mai fregato del numero degli spettatori o stream anche sulla piattaforma Viola e streamo così ogni tanto. Non mi ha mai fregato questa cosa in alto a destra, il numero degli spettatori. Così io giocavo e parlavo con chi entrava nella mia live e qualcos'altro facevo. Quindi tolgo questo, non mi serve proprio. Ok. Quindi che vi posso dire di più? Abbiamo collegato la live, abbiamo messo i widget, la chatbot è diciamo un moderatore per la nostra chat, quindi protezione delle emoticon, elimina i messaggi che contengono una quantità eccessiva di emoticon. Io sinceramente darei il permesso di far scrivere allo spettatore 10 milioni di emoticon nella mia chat, non mi interessa proprio. Poi elimina i messaggi che contengono quantità eccessiva di simboli strani, contengono i collegamenti, link, sì, impedisce ai spettatori di inviare spam alla chat, esatto, confermare, sì. Ora sul nome, non mi interessa, i comandi sarebbero questi. Cioè io scrivo, ok, faccio comando e scrivo, che ne so, messaggio, iscriviti al canale, ok, vado a prendere il mio canale YouTube, faccio copia, incolla e confermare. Ok, questo qua ce l'ha, come si chiama quel bot? Nightbot ce l'ha, la dashboard di Nightbot. Invece su BotRx puoi fare tutto, c'è tutto proprio, qualsiasi cosa puoi fare qua sopra. Quindi io adesso scrivo, se ho scritto bene, iscriviti al canale. Ma che bello, veramente una bella cosa. Cioè, tu proprio. E cerchi sopra. Vabbè, puoi mettere qualsiasi cosa. Timer, non hai ancora aggiunto nessun timer. Questo non l'ho capito cos'è, però non credo che ci interessi tanto. Non lo so. Caratteristiche aggiuntive, avvisi di chat, messaggi vocali.
Ah, ho capito, con il comando. La gente scrive e appare una voce metallica. Nella tua live, sistema di livelli, sistema di punti, importa da Nightbot. No, no, niente comando Nightbot. Potrebbe essere. No, lasciamo stare. Sì, salviamo tutto. Ok, questo qua invece della lealtà. Questo non ci interessa. E niente, spero che abbiate capito come si aggiungono queste cose nella live, quindi sempre su più browser e metti il link, metti il nome, come vuoi chiamarlo. E su Streamlabs è pure la stessa cosa, quindi ci vado su Streamlabs. Quindi poi è anche un casino, perché se tu vuoi streamare su delle piattaforme e vuoi mettere tutte queste cose qua, ci vorrà veramente un sacco di tempo. Poi dipende da te, da come ti trovi, è tutto. Queste sono tipo funzionalità di Twitch. Quindi se io clicco su più, che come puoi vedere, sorgente browser, aggiungi la sorgente, aggiungi invece una nuova sorgente, io scrivo chat, aggiungi sorgente, e come puoi vedere io adesso cancello questo URL della chat e metto la chat di Kick Beta. Quindi, ok, copio e metto l'URL di Kick Beta e faccio chiudi. Ora che è uscita questa chat, io adesso scrivo sperando che esca. Ciao. Ok, sì. Ok, quindi su Streamlabs funziona così pure. La elimino perché questo è solo per Twitch. Sì. Mi interessa. Quindi potete aggiungere queste cose anche su Streamlabs. Tanto come ho detto, OBS e Streamlabs sono più o meno uguali. Sì, sono più o meno uguali, quindi su più. Però le tiene più comode queste cose, tipo si apre una bella finestra con tutti questi pannelli. Li puoi anche vedere meglio, sono anche più grandi, sono. Posizione gioco, posizione audio, schermo, sorgente browser, tutto. Vi consiglio veramente anche di guardarvi la guida su come settare al meglio Streamlabs per non laggare nelle live. Ogni tanto streamavo su Apex e non laggavo proprio, 110 fps su Apex con risoluzione 936p, però è ottima, con bitrate molto alto, quindi non si vedevano i quadratini, i piccoli cubetti che vedi nelle live, che non si vede proprio, non riesce proprio ad acquisire l'immagine video. Quindi ragazzi, che vi posso dire di più? Se vi serve qualcos'altro, commentate, non abbiate paura, commentate. Se ho dimenticato qualcosa, ditemelo. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questa nuova guida. E noi ragazzi, io come ho detto, vi consiglio di iscrivervi al mio canale YouTube, a Kick Beta, di seguirmi. E noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.